Buongiorno a tutti, sono dottor Vincenzo Squadrone della Città della Salute di Torino, ospedale Molinette, e lavoro nel Dipartimento di Anestesia e Rianimazione. Oggi, sempre all'interno del corso sulla ventilazione invasiva, guarderemo in particolare degli esempi di curve respiratorie. Chiaramente, nelle spiegazioni precedenti abbiamo già visto molte volte e spiegato le curve respiratorie. Ho deciso di fare un capitoletto a parte perché sono molto molto importanti e spesso vengono molto tralasciate diciamo nell'economia clinica del paziente, nel senso che non vengono tanto considerate per cercare di capire il paziente cosa sta facendo e qual è la sua interazione con il respiratore e come funziona il nuovo apparato respiratorio. Come dico sempre, quando viene attaccato alla macchina, il tuo apparato respiratorio diventa in parte il tuo apparato fisiologico, in parte diventa una macchina. E c'è un'interazione, volenti o nolenti, tra queste due cose. Quindi, sia la macchina agisce sulla fisiologia respiratoria del paziente, sia viceversa. Normalmente la macchina, essendo dotata di una volontà non propria ed essendo molto forte, diciamo, come resistenza e come potenza, tende molte volte a prevalere e a dare delle modificazioni più importanti sull'apparato respiratorio del paziente di quelle che l'apparato respiratorio del paziente riesce a comunicare alla macchina. La macchina spesso prende soltanto, diciamo, rileva questi problemi fisiologici, che possono essere problemi fisiopatologici respiratori sia propri del paziente, ma siamo attenti perché spesso possono essere problemi fisiopatologici indotti proprio dal nostro respiratore. Andiamo avanti, guardiamo questo è il nostro apparecchio che noi normalmente utilizziamo per fare le rilevazioni. È un pneumotacografo che viene messo vicino alla bocca del paziente, campiona 200 Hz, cioè a 200 punti ogni secondo, quindi ha un campionamento veramente molto molto preciso ed è una macchina, diciamo, che in questo momento è al top, diciamo, delle macchine che vengono utilizzate per gli studi clinici e per la rilevazione delle curve. Su questa macchina possiamo addirittura mettere insieme fino a 8, 9, 10 curve, volendo, quindi ha una capacità mostruosa di elaborazione, curve esofagee, di pressione gastrica, di pressione transdiaframmatica. Addirittura siamo riusciti a mettere insieme segnali digitali e analogici a trasportare. Quindi è una macchina veramente all'avanguardia. Cosa vediamo in questa curva di flusso? Chiaramente avete riconosciuto naturalmente tutti che questa sopra è e non può essere altro che una curva di flusso. Che paziente dobbiamo classificare in questa curva di flusso? Primo. Secondo, c'è una buona interazione tra paziente e ventilatore da quello che vediamo dalle due curve? Pensateci un attimo. Diagnosi del paziente, che non si può vedere chiaramente dalla curva di pressione, ma si può solo intuire dalla curva di flusso. Primo, questo paziente è un broncoostruito, sì, esatto, un broncoostruito. Perché? Perché come vediamo il flusso non torna spontaneamente a zero. C'è questa piccola parte che ci dice che c'è un certo livello di PP intrinseca. Quindi cosa succede? Che l'inspirazione del nostro paziente in realtà comincia qui.
comincia qui e se tracciamo la riga vedremo che comincia dove il paziente con un po' di ritardo rispetto a quando il paziente comincia a triggerare il suo atto, no? Trigger il suo atto, va giù un trigger molto sensibile, vediamo che parte quasi subito, quindi diciamo che il delay tra inizio di flusso e inizio di pressione è abbastanza ridotto. Però, il flusso va bene, sembrerebbe andare bene, no? Il flusso inspiratorio, perché sono tutti e tre perfettamente uguali e quindi sembra che ci sia un buon adattamento. In realtà non è vero, perché basta guardare le curve di pressione e ci accorgiamo subito che il picco di flusso eccede il flusso del paziente, no? Vedete? Cioè, scusate, il flusso del paziente eccede il flusso della macchina, vedete? Qua c'è una smangiatura, questo vuol dire che il paziente tira nella prima fase molto di più di quello che riceve. Quindi il paziente potrebbe anche essere un paziente che in questa fase non sia tanto adattato e sia un po' recalcitrante, sia un po' rompiscatole, nel senso che non si sente bene a suo agio, no? Proprio perché il flusso che riceve non è adeguato al flusso che vorrebbe. Prima cosa. Seconda cosa, possiamo notare che questo ventilatore ha probabilmente una valvola meccanica. Ha probabilmente una valvola meccanica perché vedete, si chiude la valvola prima di arrivare allo zero di flusso e di pressione. Quindi ha un problema sulla valvola espiratoria, che può essere un problema cronico, cioè non eliminabile, proprio perché è una valvola meccanica, o amplificato, proprio perché è una valvola meccanica, dall'umidità presente nei tubi. Ok? Quindi un paziente BPCO, notiamo come VCO è abbastanza avanzato perché vedete che la curva di flusso espiratorio, oltre a non tornare a zero, ha una rapida caduta e poi praticamente diventa parallela all'asse del tempo. Cosa significa questo? Significa che dopo una rapida caduta di flusso, il flusso per uscire, vedete, probabilmente finirebbe qua, no? Noi avessimo magari anche la curva di volume, ci accorgeremo come il volume non torna a zero, perché viene anticipato dall'atto respiratorio successivo. Quindi il paziente è un paziente che pian piano si sta iperdistendendo, la PIP estrinseca non bilancia perfettamente la PIP intrinseca e ha due costanti di flusso notevolmente diverse tra di loro, come tempo. E questo è il nostro primo paziente. Si potrebbe dire anche qualcos'altro, ma lasciamo perdere, se no qui non finiamo più. Passiamo alla seconda curva, che è praticamente molto simile, anzi, praticamente identica alla curva di flusso che abbiamo visto prima. E mette appunto in risalto le due caratteristiche che vi avevo detto, il punto C di inizio flusso e che corrisponde all'autopip, cioè il paziente prima di ricevere flusso nelle vie aeree deve attivare un flusso e una pressione che servono a vincere la PIP intrinseca. Qua c'è un punto di caduta rapida di flusso e poi il flusso espiratorio che tende ad essere parallelo e probabilmente se prendessimo una riga e me la mettessimo in linea con la caduta, probabilmente il flusso finirebbe qua, grosso modo, no? Quindi diciamo un flusso espiratorio molto prolungato. Due costanti di tempo molto molto difficili tra di loro e vedete, c'è anche un intrappolamento continuo, magari probabilmente minimo di aria ad ogni atto respiratorio, perché il paziente tenderà purtroppo ad essere sempre più iperinsufflato.
Passiamo a quest'altro tipo di curva. Vediamo sempre un paziente, non riusciamo a capire, sicuramente ha una PIP intrinseca. Sembrerebbe essere anche un lieve broncostruito perché ha un minimo picco di flusso, però non espiratorio, però non grave come il precedente, potrebbe anche soltanto essere un paziente con una frequenza molto elevata e probabilmente con molto catarro che si comporta come un broncostruito, ma in realtà è un paziente normale che però fa autopip e ha una curva espiratoria che viene troncata precocemente. Però vedete, non tende ad essere parallela, d'altronde non lo sappiamo nemmeno perché è talmente frequente, alta la frequenza respiratoria, che non abbiamo possibilità di capire come si comporterebbe la curva espiratoria dopo questo. Però sembrerebbe non essere un paziente particolarmente broncostruito. C'è una PIP intrinseca che ha creata probabilmente probabilmente dalla combinazione di volumi elevati e frequenza elevata. E probabilmente con un minimo di secrezioni che gli danno questo piccolo tocco che lo fa assomigliare purtroppo al BPCO. Vediamo che il tempo inspiratorio ed espiratorio il tempo espiratorio dovrebbe essere almeno il doppio di quello inspiratorio, probabilmente non lo è e quindi si crea questo air trapping. Vediamo di nuovo che la macchina non matcha bene la necessità di flusso del paziente, infatti il paziente, vedete, tira molto di più di quanto la macchina e anche il trigger, guardate, c'è una grossa PIP intrinseca che probabilmente non è per nulla compensata dalla PIP estrinseca, per cui il paziente, guardate che sforzo deve fare per triggerare la macchina. E dopo questo grosso sforzo per triggerare la macchina, oltre al solito problema che ha questa macchina, vedete, che si esaspera con l'aumento di frequenza della valvola espiratoria, continua ad avere, quindi probabilmente è lo stesso respiratore. Io ho già capito che respiratore è, ma non ve lo dico. È un respiratore, sappiate che comunque non è poco diffuso, ecco. E quindi molti di voi ce l'avranno a disposizione, però vedete, ha sempre continua ad avere questo problema sulla valvola espiratoria, non matcha bene, comunque bisognerebbe aumentare lo slope. Aumentare lo slope inspiratorio per cercare di matchare bene le esigenze di flusso del paziente. Il non matchare bene, come io ho detto sempre, genera nel paziente dispnea, insofferenza e una interazione che può essere problematica. Qui vediamo invece una cosa un po' diversa, no? Vediamo flusso espiratorio che termina precocemente, qui non avete, vedete, non abbiamo più flusso, quindi il paziente si svuota completamente, non sappiamo, vedete, ci sono delle piccole incisure se corrispondono a dei tentativi del paziente di inspirare, ma non ce la fa a triggerare perché non abbiamo una curva di pressione. Non ce la fa a triggerare la macchina. Vediamo come in alcuni punti il flusso sia eccessivo. Qui no, qui no, qui sì, qui sì. Il flusso inspiratorio ecceda le esigenze del paziente. Quindi il paziente si sentirà arrivare l'aria molto velocemente, e questo potrebbe dargli, come la carenza di flusso, anche il flusso troppo elevato può dargli un senso di soffocamento. Cioè, come mettersi a volte, io dico, un phon in bocca, oppure un phon vicino a una bocca aperta, no? Quindi un flusso che eccede molto il flusso
ispiratorio del paziente. Quindi anche qui non c'è nulla e non sappiamo se questa frequenza abbastanza bassa sia dovuta sia reale del paziente o invece vedete a fine, poco prima della fine dell'espirazione, vediamo sempre dei movimenti che non avendo il sondino esofageo o magari l'ETCO2, come vi ho fatto vedere in altri momenti, che sembra addirittura più sensibile della pressione esofagea, non riusciamo a capire se il paziente qua tenta di fare, ma avendo poca forza probabilmente, tenta di fare degli atti ispiratori. Passiamo alla figura, curva di flusso in un soggetto normale. Vedete, lo zero viene raggiunto in modo uniforme, ma non così precocemente come in questo caso, che lascia un po' dubbiosi che qui il paziente non cerchi di fare nulla. Vedete, termina ogni volta e poi comincia l'atto ispiratorio. Questo è abbastanza normale. Il soggetto è probabilmente abbastanza, il flusso, come quello di flusso, sembra abbastanza normale, però. Anche in questo caso vediamo che spesso, per esempio in questo atto, il flusso erogato dalla macchina è insufficiente, cioè è minore del flusso che il paziente in quel momento desidera, no? Quindi attention, vedete come un picco di flusso che si riduce, quando riduce, vedete il picco di flusso, il paziente è lui che si adatta alla macchina, quindi probabilmente non è in una fase, vi dice che è un soggetto normale, quindi cosa fa? La macchina chiaramente non si sta adattando a lui e allora è lui che si adatta alla macchina, no? Nel senso che vedete diminuisce il suo picco di flusso e matcha, vedete perfettamente poi quello della macchina. Questo è un esempio, lo faccio vedere, di come a volte il paziente deve, se ce la fa, se è in grado, se non ha un draio particolarmente eccitato dalla malattia, può o deve per forza adattarsi alla macchina. Vediamo qua il flusso, vedete, di un paziente, come si mostra, di un paziente ristretto, no? Ristretto si mostra, vedete, con un flusso ispiratorio abbastanza strano. Anche qui si è scelto probabilmente una rampa non tanto ripida, però non è facile scegliere la rampa nel paziente ristretto, perché molte volte si rischia di andare come a sbattere contro un muro, perché questo polmone è rigido e perciò a volte l'andare troppo veloce espone a fare una specie di scontro con il polmone che si espande lentamente e quindi di andare appunto a creare una situazione di flusso che diventa troppo rapido per le capacità espansive del paziente. E che rischia di dare anche non dare abbastanza tempo al polmone per ricevere sufficiente aria. Quindi si rischia di avere anche in ispirazione un tempo ispiratorio molto molto breve, no? Che appunto non permette di avere abbastanza volume corrente. Forse un po' meglio, però si potrebbe fare, perché vedo qua che comunque siamo molto lontani con la nostra rampa dal picco del paziente. Da notare l'enorme velocità, vedete qui siamo forse a 0,3 millilitri a secondo, qui siamo quasi a 1,5 millilitri a secondo, no? Di velocità di flusso espiratorio. Perché? Perché il polmone, essendo molto rigido, tende a ritornare rapidamente alla posizione di partenza, vedete? Quindi fa questo lungo, cosa che non succedeva qua, vedete? Quindi questa lunga latenza non poteva essere attribuita a un paziente ristretto, ma forse a un paziente che
voleva triggerare un po' prima, ma non ce la fa. Qui appunto vedete invece si riconosce perché c'è una rapidissima caduta di picco di flusso e c'è un picco di flusso espiratorio molto molto più alto di quello, quasi 4-5 volte più veloce di quello inspiratorio. Quindi vedete come dalle curve si può intuire patologia, soprattutto le curve espiratorie, si può intuire la patologia del nostro paziente e come regolarci in generale, no? Detto che il nostro paziente sia ristretto cronicamente, questo potrebbe essere anche un paziente ristretto momentaneamente dalla malattia, no? Quindi con aree di consolidamento molto importanti in questo momento, che possono cambiare nel tempo, però finché si comporta da grave ristretto dobbiamo ventilarlo in maniera diversa da un BPCO o da un paziente che non è gravemente ristretto, o un paziente misto addirittura, quindi che associa una parte ristretta a una parte come l'obeso, il grande obeso, magari a una parte ostruttiva. Con questo vi saluto. Abbiamo guardato un po' velocemente queste curve, una relazione molto rapida e quindi che si diciamo assimila velocemente, molto importante secondo me perché spesso appunto queste curve espiratorie clinicamente non vengono messe nella nostra agenda, no? Per decidere la patologia e come agire sul malato. Ricordiamoci sempre che noi anestesisti sempre più veniamo chiamati nella fase in cui bisogna ventilare i pazienti, quindi dobbiamo essere in questo campo veramente gli esperti, perché il paziente adesso riesce a stare molto di più in reparto o in medicina d'urgenza prima di arrivare da noi. Quando arriva da noi quasi sempre si è giocata anche la carta della CPAP e a volte anche la carta della NIV, magari in maniera scorretta, quindi questo dobbiamo valutarlo e decidere se passare all'invasiva o no, perché magari abbiamo più esperienza nella non invasiva e magari da noi riesce la non invasiva. Però ricordiamoci che quasi sempre la richiesta che ci arriva è quella di avere appoggio dal punto di vista della ventilazione invasiva. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima relazione.